L'ex fidanzata di Andrea Cerioli è corsa al pronto soccorso. Ecco il motivo. Momenti di grande paura per Valentina Rapisarda, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e anche ex fidanzata di Andrea Cerioli. La ragazza si è ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver avvertito dei fortissimi dolori al seno. Al pronto soccorso le hanno effettuato una serie di esami e un'ecografia. A rivelarlo è stata la diretta interessata attraverso delle storie su Instagram. Per fortuna nulla di grave, infatti i medici le hanno comunicato che una cosa del genere è nella prassi dopo aver effettuato due operazioni chirurgiche. Valentina Rapisarda e gli interventi al seno. Recentemente Valentina Rapisardi si è sottoposta a due interventi a distanza di poco tempo. Dopo aver sofferto di anoressia, l'ex corteggiatrice si è aumentata il seno. Mi sono operata due volte per complicazioni. Ad oggi non credo lo rifare il virgola, punto, ha dichiarato la giovane qualche giorno fa. A parte il problema, e la corsa in ospedale, la Rapisarda sta vivendo serenamente dopo la storia d'amore finita con Andrea Cerioli. La ragazza ha trovato un nuovo compagno che non vuole assolutamente far parte del mondo dello spettacolo. Quest'ultimo, infatti, non appare nemmeno nelle foto postate su Instagram dalla sua dolce metà. Valentina Rapisarda e l'anoressia. Qualche mese fa Valentina Rapisarda aveva parlato a lungo di un periodo molto difficile, ovvero quando aveva l'anoressia. Oggi posso dire di stare bene, ma è stato un percorso lungo. Quando sono entrata a Uomini e Donne pesavo 38 kg. Dopo due anni posso dire di essere uscita grazie al sostegno di medici specializzati, con cui mi sono spesso scontrata, e soprattutto mia mamma. Ha dichiarato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.